Presidente, si riapre questo TAC qui a Mercato San Severino, un importante presidio per tutto il territorio. Ma ormai l'ospedale Mercato San Severino è diventata un'eccellenza regionale. Questa nuova TAC con intelligenza artificiale, con altissima definizione un po' dei suoi prodotti, è un ulteriore contributo tecnologico a questo ospedale. Devo dire che abbiamo già delle eccellenze regionali per quanto riguarda la chirurgia della parete addominale, il pancreas, l'endoscopia, e per l'endoscopia in particolare un centro regionale. Quindi davvero è diventata una struttura molto molto importante nell'organizzazione sanitaria della Regione Campania, oltre che dell'ASL di Salerno. Dunque un altro passo avanti in termini di eccellenza. Sempre il solito problema, però mancano gli uomini, mancano i professionisti. E questo dovrete dirlo alla Meloni, anziché mandarci i medici ci manda il nome. Stiamo combattendo ormai da 2 anni, abbiamo spiegato a tutti quanti che fra poco non ci saranno i medici per aprire i pronto soccorsi, ma non c'è la consapevolezza della drammaticità della situazione, una cosa francamente sconcertante. Abbiamo appena concluso un concorso unico regionale per cercare su tutto il territorio regionale medici dell'emergenza, alla fine abbiamo recuperato una cinquantina di medici per tutte le strutture regionali, avremo un po' di respiro, ma non è questa la soluzione del problema. La soluzione è quella di raddoppiare le retribuzioni per i medici dell'emergenza, come ovvio, fanno un lavoro che è assolutamente usurante. Diminuire l'età pensionabile, consentire ai giovani medici laureati che fanno le scuole di specializzazione di avere contratti a tempo indeterminato per essere utilizzati subito nelle strutture ospedaliere e poi cancellare questa vergogna del numero chiuso alla facoltà di medicina. Hanno dato un annuncio, ma come sempre questo governo si sono fermati all'annuncio. Tenete conto che se apriamo oggi i medici nuovi li avremo fra 6 anni. Ogni anno se ne vanno all'Italia 20.000 medici, o per pensionamento o perché se ne vanno in altre parti del mondo dove hanno retribuzioni che sono triple rispetto all'Italia. Se vanno avanti con l'autonomia differenziata, la sanità del sud è morta, perché autonomia differenziata significa che le regioni del nord potranno fare, oltre che il contratto nazionale di lavoro, anche contratti regionali che si aggiungono a quelli nazionali. Avendo loro le risorse possono raddoppiare o triplicare le retribuzioni del personale e dunque il sud è morto al di là di tutte le chiacchiere. Presidente, un settore che invece non ha proprio problemi a Salerno è quello del turismo. Ultimamente fra poco si riparte anche con l'aeroporto nuovo. Beh, si apre una bella stagione, un po' per tutta Italia, per la regione, per Salerno. Cominciamo a vedere, per la verità già da un po' di tempo, i cortei di turisti con le bandierine alzate. Ovviamente questo deve impegnare sempre di più la città ad avere cultura dell'accoglienza, ad avere un ambiente gradevole, pulito. Dovremmo migliorare la pubblica illuminazione. Ho visto che si sta facendo il lavoro per il risparmio energetico, ma alcune strade sembrano dei cimiteri, a cominciare dal lungomare. Quindi l'illuminazione va raddoppiata in alcuni punti. In alcuni punti, Città della Giudiziaria, via Settimio Combilio va bene, in altri punti va male. Quindi ho sollecitato già l'amministrazione a concordare con l'impresa il raddoppio dell'illuminazione perché non va bene. Poi bisogna fare attenzione ad alcune situazioni delicate che si prestano a speculazioni. Voi avete visto che c'è l'area a fianco al Grand Hotel dove c'è un parcheggio che è per metà recintata, è un'area che è stata venduta dal comune per realizzare alberghi. La destinazione di quell'area è alberghiera e basta, quindi ne approfitto per informare i nostri concittadini che se qualcuno cerca di vendere sulla carta appartamenti privati è un delinquente, un truffatore,
e quindi che facciano attenzione i cittadini salernitani a non cacciare centinaia di migliaia di euro perché li perderanno. Quindi attenti ai delinquenti, agli speculatori. Quell'area ha destinazione alberghiera, non ci sono altre destinazioni e non ci saranno, credo, perché siamo in carenza di strutture alberghiere, quindi la destinazione rimarrà alberghiera, anche perché bisogna contrastare questa spinta a realizzare bed and breakfast in tutti i centri delle nostre città. I centri storici si stanno desertificando. Allora, turismo va bene, è una grande carta. Mi ricordate quando stavamo realizzando Piazza Libertà del Crescent e io dicevo che avremmo avuto le navi da crociera che erano più alte del Crescent. Adesso le vedete, sono più alte ed è un bello spettacolo. Presidente, tornando alla sanità, è stata ribaltata la decisione a proposito di Coscioni che può restare presidente. Poteva restare pure prima, ma noi siamo di fronte ormai ad atteggiamenti di una tale arroganza, di una tale volgarità, di una tale cafoneria da parte di questo governo. Veramente non ci sono più parole. Vi devo dire che neanche quando c'era il governo Berlusconi, sinceramente, abbiamo mai conosciuto un tale livello di arroganza del potere e di cafoneria, mai. Con Berlusconi c'era un confronto, ma insomma c'era una base di cultura democratica minima. Questi veramente sono l'arroganza del potere e l'ignoranza al potere, perché mentre cercano di occupare anche l'ultimo spazio possibile, poi tengono bloccati da un anno 6 miliardi di euro destinati alla regione Campania e 20 miliardi di euro destinati a tutte le regioni del sud, perché sono bloccati gli accordi di coesione con la Sardegna, con la Sicilia, con la Campania e con la Puglia. Domani c'è l'udienza in Consiglio di Stato. Vediamo quello che ne viene fuori, ma sul piano politico abbiamo una prova evidente di arroganza del potere, cercano di accumulare tutte le risorse a Roma o di assoluta incapacità amministrativa, arroganti e somari sul piano amministrativo, incapaci di muovere una foglia. Non si sta muovendo una foglia. Annunci quanti ne volete, 100 euro nelle tredicesime. Era una palla pure questa, no? Hanno rinviato a gennaio, non saranno 100 euro, saranno 77, perché c'è la tassa del 23%. Non sono automatici neanche i 77 perché bisogna fare la domanda all'imprenditore. Quando abbiamo fatto il piano socio-economico come Regione Campania, solo ai pensionati al minimo abbiamo dato per 2 mesi un'integrazione fino a 1000 euro. Abbiamo dato 1000 euro nel periodo Covid ai professionisti con reddito sotto i 34.000 euro, un fatturato sotto i 34.000, 2.000 euro alle imprese che venivano danneggiate, turistiche, alberghiere e così via, 400 euro, 500 euro per l'acquisto di un tablet per fare didattica a distanza. Cioè noi, Regione, abbiamo investito 1 miliardo e 100 milioni di euro per dare una mano alle famiglie, alle imprese e ai professionisti. Questi non trovano 100 milioni di euro per dare il bonus sulla tredicesima.